Buongiorno, anche quest'oggi al corso di formazione online per Farmer Scientist parleremo di un insetto. Stavolta parliamo di Haliomorpha alis. La cimice asiatica è originaria dell'Asia orientale, quindi Cina, Giappone, Corea e Taiwan, e attualmente in Italia è sicuramente presente in tutte le regioni settentrionali, ma anche in Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, e il suo areale è in rapida espansione. E per quanto riguarda i caratteri utili al riconoscimento, possiamo sicuramente dire che gli adulti sono lunghi circa tra gli 1,2 e gli 1,7 cm e hanno la caratteristica forma a scudo. Il colore è tipicamente marmorizzato grigio-marrone. E le antenne hanno striature bianche e nere, così come l'orlo dell'addome. In questa slide possiamo vedere a sinistra un individuo adulto, a destra uno stadio giovanile, detto ninfa. Probabilmente, come via di introduzione, diciamo che questa specie presenta di suo una notevole mobilità. Infatti gli adulti sono in grado di coprire circa 2 km in 24 ore, potendo così infestare velocemente nuove zone o ritornare negli ambienti già colpiti. È inoltre facilmente soggetta a trasporto passivo, infatti è stato rilevato che l'insetto depone le uova, oltre che su foglie e frutti, anche su vari materiali quali contenitori, cassette, cartelle e imballaggi, che dunque possono fungere, diciamo, da mezzo di diffusione della specie anche nel commercio su lunghe distanze. Per quanto riguarda le specie simili, può essere confusa con la cimice grigia, Raphigaster nebulosa, molto comune nei nostri ambienti. I due caratteri diagnostici che più facilmente permettono di distinguere le due specie sono l'assenza di una lunga spina ventrale nella cimice asiatica, questa spina è invece presente nella cimice grigia, e il capo con l'apice di forma rettangolare nella cimice asiatica e invece di forma triangolare nella cimice grigia. Mentre nei giovani, come dicevamo prima, le ninfe, la presenza di dentelli sul margine del torace della cimice asiatica che sono invece assenti nella cimice grigia. Per quanto riguarda gli impatti, essendo una specie altamente polifaga, infatti riesce ad alimentarsi su oltre 300 specie vegetali, sia spontanee che coltivate, il danno principale è dunque quello che causa l'agricoltura e che è dovuto all'azione trofica dell'insetto esercitata sia nelle fasi giovanili che nella fase adulta. Per alimentarsi pratica delle punture mediante l'apparato boccale per la suzione della linfa. La saliva determina reazioni biochimiche che provocano la successiva necrosi dei tessuti vegetali e quindi nei frutti colpiti si osservano delle gravi deformazioni e degli indurimenti in corrispondenza della puntura. Le colture interessate sono il ciliegio, l'albicocco, il pesco, il pero, il melo e la vite, ma anche pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, soia, mais e girasole, oppure specie ornamentali e forestali e specie erbacee. Oltre ai gravi problemi che comporta per l'agricoltura, questa cimice ha raggiunto una certa fama per i densi assembramenti di individui che durante il periodo autunnale si raccolgono sugli edifici, penetrandone all'interno o raccogliendosi in fessure, intercapedini e altri luoghi riparati, in cerca di sistemazione per resistere durante il periodo freddo. Vi ringrazio per l'attenzione, anche per oggi è tutto.